Ciao a tutti amici del canale Satori, bentornati ancora una volta. Oggi con me è una puntata speciale, specialissima direi, perché con me ho Silvia Scalco. Ciao Silvia. Ciao Giulio, ciao, grazie del tuo invito. Grazie a te per aver accettato. Oggi partiamo subito a raffica perché parliamo di sciamanesimo e anche facciamo un piccolo spoiler sulle piante maestre. E quindi vorrei che mi raccontassi un po', anzi ci raccontassi un po' la tua esperienza in questo percorso qui. Volentieri. Allora, parlare di sciamanesimo mi è sempre molto difficile perché lo sciamanesimo è una via pratica, talmente pratica che non c'è un libro, non c'è una descrizione, non c'è un racconto che possa rendere lo sciamanesimo un qualcosa che arriva alla mente per poter capire, si può soltanto integrare e comprendere. Io parto da un'esperienza che è cominciata all'incirca 8 anni fa, dove una diagnosi di malattia ha sconvolto completamente la mia vita. Chiaramente mettendomi in un ascolto che finora per me era totalmente sconosciuto e forse anche rifiutato, perché mi imponeva di mettermi in ascolto anche di quelle parti che non ero mai riuscita ad integrare, le nostre parti buie. E quindi da lì è partito il mio cammino di cambiamento e di approfondimento di me stessa, proprio sono entrata in contatto, ho imparato a fare amicizie anche con quelle parti, appunto, lo ripeto, lo ripeterò sempre, che erano un po' ostili e a volte l'unica cosa che io volevo fare era non ascoltare quella parte, perché quella parte mi imponeva di lavorare chiaramente su quello che avevo portato il problema a livello fisico. E da lì è partita la mia esperienza con lo sciamanesimo, con le piante maestre, con la musica medicina. Questo è un pochino la mia storia. Ok, e per te il percorso sciamanico ha avuto un impatto forte poi anche nella vita tua quotidiana di tutti i giorni, insomma? Fortissima, intanto ho completamente rivoluzionato la mia vita perché mi sono resa conto che il posto dove ero, sia a livello fisico che a livello energetico, non era il mio. E l'avevo ricercato proprio per poter fare questa esperienza di evoluzione, di cambiamento. Ogni esperienza chiaramente implica un abbattimento di tutte le convinzioni che noi abbiamo fatto nostre fino a quel momento. E quindi da lì è partito proprio un cambio epocale, un cambio di vita concreta. Ero diventata mamma anche da poco, quindi già la maternità è un viaggio emozionale, è un cambiamento molto forte. La malattia è stato un altro cambiamento molto forte e l'approccio con la via sciamanica è stato un ulteriore cambiamento che ancora adesso porto, perché per quanto mi riguarda il cambiamento è l'unica costante che abbiamo nella nostra vita, l'unica cosa costante. Questo è vero, posso sottoscrivere questa tua cosa. Siamo sempre in evoluzione, siamo sempre in cambiamento. Forse l'unica cosa costante, appunto, è il mettersi alla prova tutti i giorni. E invece, per quanto riguarda lo sciamanesimo, il percorso sciamanico, il ruolo della donna all'interno del percorso sciamanico, che importanza ha? Allora, il ruolo della donna è stato oggetto di molteplici scontri. La donna inizialmente era vista come un qualcosa anche di pericoloso, soprattutto durante il periodo del mestruo, perché la donna durante il periodo della sua luna, a me piace chiamarla così, la donna innalza la sua vibrazione ed ha una percezione molto molto più sensibile, la donna comunica con le varie dimensioni ed era vista come una strega, quindi all'interno dei lavori spirituali, all'interno dei contatti, soprattutto con gli uomini, era tenuta in disparte. Mentre adesso fortunatamente il ruolo della donna è cambiato, quindi è stata integrata all'interno dei lavori spirituali. Non c'è una valenza maggiore che la donna sia più potente o meno potente del maschio, non c'è questa rivalità, però c'è la parità, perché lo sciamanesimo, un simbolismo dello sciamanesimo è il cerchio. Quindi noi siamo tutti all'interno di questo cerchio, all'interno di questo cerchio c'è l'infinito. Noi siamo attorno, noi siamo equidistanti, quindi uomo-donna non hanno più separazione,
ma hanno unione anche all'interno dei lavori spirituali. E la donna ha una facoltà di lavorare con le erbe, con le piante, con i rimedi antichi delle donne, no? Preparati attorno al fuoco, in costante comunicazione con questo elemento e con le donne, con le nonne, con le abuele che tanto insegnano. Quindi la donna, fortunatamente, è riuscita a riconquistare il proprio potere e a manifestarlo nella dimensione spirituale e nella dimensione di qualsiasi argomento noi tocchiamo, la donna è inserita, perché la donna può guarire il maschile quanto il maschile può guarire il femminile. Ok, e quindi ricollegandomi un attimo a questa cosa, c'è anche la musica all'interno del percorso, che ha probabilmente la sua importanza nelle cerimonie e anche per quanto riguarda magari un fattore così di guarigione. Sì, la musica è il treno portante all'interno dello sciamanesimo, perché gli spiriti che possono essere, abbiamo sempre un'idea un po' falsata di cos'è uno spirito, un'entità. In realtà tutto è spirito, noi lo siamo per primi. Quindi la musica è un collegamento che arriva da questi spiriti. A volte proprio gli elementi, gli spiriti degli elementi comunicano con noi attraverso dei canti che vengono chiamati Icaros, no? La pianta, quando entra in connessione con una persona, quindi con un altro spirito, a volte comunica, trapassa il suo potere, tramanda il suo potere, attraverso un canto che è un Icaros, non è nient'altro che una canalizzazione. E la musica medicina, che tutta la musica è medicina senza doverla per forza rilegare in un contesto spirituale, tutta la musica diventa medicina perché sostiene una vibrazione che parte dal centro, dal quarto centro energetico, quindi dal chakra del cuore. E una certa vibrazione che porta guarigione, autoguarigione, è sostenuta da una vibrazione che la musica dà, il canto medicina dà. Tutta la musica lo fa, però in particolar modo il canto medicina porta un messaggio, un intento di cura e di guarigione a livello planetario. Quindi la musica sì, ha un ruolo fondamentale, per me è stata fondamentale. Anche perché poi hai sviluppato un progetto di musica, se non sbaglio, insieme al tuo compagno e altre due persone, appunto sui canti e sulla frequenza che questi hanno nelle nostre vite, insomma. Sì, sì, abbiamo fatto un progetto di musica medicina in 432. Io amo lavorare con la 432 perché diamo un aiuto in più per spingersi ulteriormente in una profondità biologica nostra. E appunto siamo partiti con Flavio, mio compagno, ed altri due ragazzi. Abbiamo fatto un progetto reso anche fisico attraverso un CD. E quindi abbiamo portato avanti, più che portato avanti, abbiamo cercato di dar vita a questo progetto. Infatti il progetto che ho fatto nascere anni fa l'ho chiamato Tribù da Uniao, proprio per la spinta forte che io ho di unione con il tutto, in primis nei rapporti, in qualsiasi rapporto, in qualsiasi relazione, cercare di portare unione e non divisione, perché comunque è anche uno dei pilastri dello sciamanesimo, proprio portare unione e non separazione, per quanto a volte portare unione sia difficile, perché magari implica che perché io porti unione in una determinata cosa, devo spaccare, dividere qualcosa all'interno di me, perché chiaramente ho la mente e a volte mettere in comunione tutte le mie parti, tutti i miei corpi, mi impone che per poter unire io devo separare un qualcosa che chiaramente è nocivo. Però è un gioco sempre molto sottile. Quindi questo progetto è partito proprio per portare unione e per portare conoscenza sulla musica, sul vero potere della musica, sul vero potenziale che la musica ha. E all'interno dei lavori sciamanici è importantissimo. Ecco, adesso andando un po' più magari nello specifico di quello che tu ti occupi poi con le persone, mi piacerebbe che spiegassi un pochino cosa consiste la tua figura di accompagnamento poi durante magari le cerimonie o quando le persone vengono da te perché hanno
dei problemi, che sia di natura fisica piuttosto che di salute, magari emozionale? Allora, questa è una bella domanda, nel senso che a volte cerco tutt'oggi una risposta. E l'unica risposta che sono riuscita a darmi è quella di io non devo rispondere, nel senso che non mi definisco. Se tu mi chiedi qual è il tuo ruolo, io non posso dire che ruolo ho. So soltanto che questo percorso che ho intrapreso per me è stata una vera e propria benedizione, lontano da collegamenti dottrinali, proprio una benedizione, perché è riuscita intanto a sanare il mio corpo fisico e a potermi dare l'opportunità di sanare anche il mio corpo emozionale, quindi l'origine che ha dato vita a questa scintilla che mi ha svegliato e mi ha forzato a portarmi in ascolto, perché credo che molto probabilmente non l'avrei fatto se non mi fosse arrivata una cosa così forte. Quindi il ruolo che io ho è semplicemente quello di a livello energetico, di far passare il mio credo e quindi di far passare proprio il potenziale che la via sciamanica ha, il potenziale che le piante maestre hanno, che i canti di cura hanno, lo stare con, quindi lo stare insieme ha un suo potere. Quindi il ruolo che io ho è quello proprio di far passare questa energia, questa frequenza, e chiaramente quando ci sono problematiche di un certo tipo, traumi energetici o stati di non salute, disarmonia, a me non piace tanto chiamarla malattia, cerco proprio di spingere la persona ad avere la forza di ascoltarsi nel profondo, perché l'ascolto, siamo abituati a sentire ma non ad ascoltare, e a volte quello che arriva proprio per portare un messaggio, una cosa sentita e strasentita nell'onda dell'olismo, della New Age, insomma è una cosa, quelle frasi fatte, no, che ben si vendono, però non è nient'altro che una cosa molto semplice. Lo sciamanesimo è semplice, pratico e semplice, perché ti impone a stare soprattutto in quello che in quel momento non è comodo, non ci offre una comodità nello stare, però ti dà l'opportunità di stare, di ascoltare, e nell'ascolto, se è bypassato da una comprensione che arriva dal cuore più che dalla mente, ti dà l'opportunità di andare a cambiare la cosa che ha portato uno stato che a noi ha portato disarmonia o qualche altra problematica, e da lì parte tutta una sorta di morte e rinascita. Abbandoniamo tutto quello che non ci serve più per fare un nuovo spazio per le cose che invece dobbiamo integrare. Ok, quindi vale anche quando è successo per te durante il periodo di malattia, il fatto di mettersi in ascolto e darsi anche il tempo di accettare quella parte che magari non volevi vedere? Assolutamente, assolutamente sì. Credo che il controllo faccia parte un pochino di tutti. Il controllo, se non è per gli altri, è comunque su noi stessi, no? E quindi quando mi è arrivata la malattia, che io vedevo sempre come una cosa esterna a me, non interna, ho dovuto rendermi conto che non avevo più controllo di quello che sarebbe stato un domani. E quindi ho dovuto proprio fare un lavoro di abbattimento, resa totale, e un mollare ad una comprensione che poterla spiegare, come ci siamo detti prima, non rende. E quindi ho dovuto stare per poi apprezzare anche di stare lì, però all'inizio ho dovuto stare lì, ho dovuto ascoltare, ho dovuto accettare, però non accettare, ma comprendere, accettare accogliendo. Da lì è partita una trasformazione. No, non è facile, però è una cosa, forse è la cosa più genuina da fare per poter appunto dare una partenza ad una guarigione, se non è fisica, è comunque spirituale. E qua mi verrebbe quasi da pensare che siamo sempre proiettati al fatto di essere corpo, mente, emozioni, ma per quanto riguarda poi l'ambito energetico-spirituale, a volte si sottovaluta, oppure anche, non è una critica ma una constatazione,
il periodo della New Age ha un po' deviato che cos'è la parte spirituale, la parte energetica, e quindi c'è sempre un po' di confusione anche per quanto riguarda le informazioni, perché non sono sempre ben chiare. E a volte quello che troviamo nei libri è solo una minima parte, è una sfumatura di quello che in realtà è. Non so se tu sei d'accordo su questa visione. Sì, assolutamente d'accordo. Infatti, purtroppo, non tutto, non faccio questo discorso sul tutto, perché ci sono cose assolutamente valide, però purtroppo è stata un po' resa merce di business questa cosa. Invece in realtà il vero scopo dello sciamanesimo, dell'autoguarigione, è ben diverso. E io credo personalmente, una cosa che io penso, che siamo abituati sempre a distruire molto la nostra mente, no? Ad avere sempre informazioni in più, a voler capire, a voler conoscere, a voler fare. Però in realtà lo sciamanesimo, gli sciamani in sé, insegnano proprio di far pratica più che arricchire la nostra conoscenza, fare conoscenza attraverso la pratica. E una cosa che a me ha sempre stupito, quando sono andata in foresta, magari ho parlato con delle donne curandere o degli sciamani, è che loro non ti chiedono come stai. Loro ti fanno una domanda che noi non siamo abituati a sentire e forse non siamo neanche capaci di rispondere. Ti chiedono come sta il tuo cuore. A me la prima volta che hanno chiesto come sta il mio cuore, c'è stato un silenzio, ma un silenzio che diceva più di 1000 discorsi, più di 1000 libri o di 1000 corsi. Come sta il mio cuore? Neanche sapevo come potesse stare il mio cuore. E quindi sono quelle frasi semplici, però in quella semplicità c'è l'insegnamento più grande. Quando hai chiesto come sta il tuo cuore, c'è stato un silenzio tombale anche da parte del mio. Sì, questo è l'effetto che ha fatto anche a me. Non è semplice, cioè non siamo neanche nell'ordine dell'idea di arrivare a comprendere, forse, almeno parlo per me, di come possa stare una parte mia. Perché quando parliamo con le persone diciamo sempre sì, sto bene, magari c'è qualcosa che non va, però di per sé non si va mai troppo in profondità. Perché comunque certo, ci sono delle ferite al suo interno e a volte andarle a toccare non è sempre così gradevole, diciamo così. Scomodo, sì. Invece, collegandomi un attimo a una cosa che hai detto poco fa, il fatto che tu sei andata in foresta, quindi nel tuo percorso, nella tua esperienza, ti ha portato anche ad incontrare non soltanto le curandere o gli uomini in medicina, ma anche, forse la cosa più importante di tutto ciò, che sono le piante maestre. Sì. C'è stato un incontro che è stato una rivelazione. Chiaramente, partendo all'origine, quando ho sentito parlare per la prima volta di pianta maestra, la mia mente è andata completamente in rifiuto, perché pensavo, chiaramente pensavo, fosse una cosa totalmente al di fuori da quella che era la mia persona, e avevo anche molti pregiudizi, sono sincera. Poi in realtà, attraverso l'esperienza, prima dell'esperienza però avevo letto tantissimi libri, avevo fatto più domande possibili, avevo ricevuto anche tutte le risposte, però quando ho fatto la prima esperienza con la pianta maestra, sono arrivate tutte le risposte che io volevo, che il mio cuore voleva sentire. La pianta maestra è una pianta, per l'appunto, a livello fisico, però è uno spirito maestro, perché insegna. È come fosse il nostro sé superiore, e quindi il sapere, la saggezza di una pianta maestra, il potere di cura di una pianta maestra, è la nostra parte più raffinata, la nostra parte più pura, libera da dogmi, libera da veli, è intatta come fossimo ancora all'origine. E quindi la pianta maestra è un potenziale enorme che va trattato come tale, con sacralità, con rispetto,
e sempre con un'intenzione. E la cosa bella della via sciamanica è che non ti imprigiona, non c'è nessun dottore che ci cura, non c'è nessun guru che fa la fatica per noi. Siamo noi che diventiamo curanderi di noi stessi, sciamani di noi stessi, dottori di noi stessi. E andiamo semplicemente a fare quello che abbiamo dimenticato. Andiamo a risvegliare il nostro potere di autoguarigione e autocura, perché siamo in grado di farlo, l'abbiamo soltanto dimenticato, perché ci siamo allontanati dall'origine, da quest'uno che tanto si professa. Abbiamo separato le nostre varie parti. E lo sciamanesimo ti porta ad un ricordo, a un ricordo di chi eravamo, di cosa siamo in grado di fare, di chi siamo realmente, qual è lo scopo della nostra vita. Questa è stata un'altra domanda che mi ha messa a dura prova: perché sei qua? Chi sei? Cosa sei venuta a fare in questa camminata? In questa camminata? E sono rimasta chiaramente anche lì in silenzio. La pianta maestra, lo sciamanesimo, tutte le pratiche sciamaniche ti danno l'opportunità di rispondere in maniera autentica a queste domande. Autentica perché hai fatto esperienza, hai sentito, hai percepito. Il tuo corpo te l'ha fatto sentire. E da lì parte tutta una sorta di magia che la parola non basta. Infatti, una cosa che io mi chiedevo tanti anni fa, quando avevo iniziato a leggere Castaneda, quando lui fa l'esperienza tramite il peyote, che ha delle visioni, chiedevo come fosse possibile che una pianta avesse un potere così grande per l'uomo da farlo, se vuoi, dissociare da una realtà per portarlo in un'altra. Che non è che quella realtà sia finta o che sia immaginaria, perché poi è conscia anche quella realtà. Però mi chiedevo sempre in che modo una pianta ha questo potere per l'uomo. È una magia, è un mistero anche come siano state rese disponibili e sapientemente preparate alcune piante maestre, perché sono state fatte da sciamani milioni e milioni di anni fa. Ci sono piante maestre che hanno un eone di vita dalla scoperta. E la scienza, chi l'ha studiata a livello proprio di scienza, non sono riusciti a dare risposte su come sia stato possibile combinare alcune piante insieme, ottenere un prodotto di un certo tipo. La pianta maestra, qualsiasi pianta maestra, per la scienza si attiva attraverso un sistema che avviene all'interno del nostro corpo. Quindi attraverso un sistema digestivo, attraverso un sistema di assorbimento, in realtà parlando di entità, parlando di spiriti, di dottori di cura, la pianta maestra diventa un dottore di cura. La scienza non ha risposte per questo e da manuale non si può mettere per iscritto nulla, appunto perché è una magia, è il nostro sé superiore. Quindi una pianta maestra su di me lavorerà in un modo, su di te in un altro, su ogni persona nel proprio modo, perché appunto è il nostro sé superiore. E in base a quello di cui noi necessitiamo per evolvere in questa camminata, la pianta maestra ci darà il giusto insegnamento che arriva sempre al nostro cuore, non alla nostra mente. Quindi la pianta maestra è un'opportunità, è un catalizzatore, è un acceleratore che può spingerci veramente ad un livello di conoscenza spirituale che nessun corso, nessun libro, nessun guru ti può passare, se non l'esperienza stessa. Tu hai qualche pianta maestra alla quale sei più legata? Allora, anche questa è una risposta un po' difficile, nel senso sì, io sono partita appunto per un discorso di malattia, ho avuto una diagnosi di sclerosi multipla 8 anni fa e quindi ho lavorato tantissimo con una tossina animale, che è il cambò, che è un gel che secerne un particolare tipo di rana che vive nell'acre, nella foresta brasiliana. E quindi sono partita con quella medicina che ha curato il mio corpo, curato i sintomi che aveva il mio corpo. Quindi c'è stata una fortissima connessione con quella medicina. Però avevo bisogno di andare un po' più a fondo, di andare a vedere cosa c'era a livello spirituale che non andava.
poter aprire quel famoso vaso di Pandora e cercare almeno di mettere un po' di ordine, di capire cosa, perché a me, no? La famosa domanda che ci si fa sempre. Quindi ho lavorato poi con la ayahuasca, che è un'altra pianta maestra. Quindi diciamo che per me queste sono i due rimedi a cui io sono molto molto legata. La ayahuasca mi ha cambiato totalmente la vita. Tu mi chiedi come eri prima di avere un'esperienza con la ayahuasca, credo che non ti so rispondere, nel senso che quella che sono adesso, parlando sempre di cambiamento, no, è un'altra Silvia rispetto a quella di 8 anni fa. E chiaramente il cambiamento continua, l'esperienza continua, e perché quando noi lavoriamo con uno spirito maestro, con una pianta maestra, è come noi avessimo l'opportunità di leggere il proprio libro personale. Quindi quando io ho fatto esperienza con l'ayahuasca, è come io avessi visto la copertina del libro Silvia, e ogni esperienza che io faccio ho la possibilità di leggere una pagina in più. E come capita spesso a volte in tutti i percorsi, magari ho bisogno di rileggerla perché l'ho letta ma non l'ho integrata. La pianta maestra fa un po' questo. Perfetto. Facciamo già un piccolo spoiler ai nostri ascoltatori, chi ci vuole vedere, ai nostri amici, e la prossima volta parleremo appunto di ayahuasca. Sì. Perché anche lì è un tema di cui se ne parla tanto, se ne è detto tanto e se ne dirà ancora tanto, in quanto una pianta comunque che porta ad un'alterazione di uno stato di coscienza. E anche lì ci sono delle informazioni poco chiare, e quelle poche che ci sono non sono neanche chiare, neanche quelle. Almeno questa è la mia visione. E quindi Silvia, che ha avuto un'esperienza con le curandere, con le piante, con il suono, con gli uomini in medicina, è la persona più informata per parlare di un argomento così importante e delicato, visto che tu stessa hai avuto l'esperienza con questa pianta maestra. Ma nel prossimo episodio, come dicono poi nelle serie TV. Sì, anche perché è un universo a sé stante, quindi ci tengo a spiegarla bene per quanto si possa spiegare. E un'ultima domanda, poi ti lascio andare. 8 anni fa c'era una Silvia, adesso se vuoi ce n'è un'altra. Com'è che guardi Silvia adesso a 8 anni fa? Allora, come la guardo adesso? La guardo molto meno estranea di quella di 8 anni fa. Credo di... avevo completamente dimenticato chi io fossi. E forse non avevo una conoscenza, anzi sicuramente non avevo una conoscenza con me stessa di un certo tipo, un contatto anche, vuoi anche a livello corporeo, perché a volte ci dimentichiamo che il corpo è un po' il nostro tempio, no? Che permette alla nostra anima di fare questa camminata in questa dimensione. Quindi avevo molto poco contatto con il mio corpo, molto poco contatto con il mio cuore, molto poco contatto sano con la mia mente, perché prima ero totalmente in una zona dimensionale mentale totalmente nociva. Invece adesso ho una connessione con la mia mente in maniera diversa, e il lavoro spirituale attraverso lo sciamanesimo mi permette proprio di rieducare la mente, permette questo, permette che la mente sia a servizio del cuore. Quindi cuore e mente lavorano, ma lavorano con un equilibrio che porta guarigione al nostro spirito. Quindi la Silvia di 8 anni fa era una Silvia totalmente priva di contatto con il tutto, con la madre terra, con la propria femminilità, col proprio corpo. È stato un cambiamento epocale per me. Ok, perfetto. Ascoltami, se qualcuno volesse trovarti, come può fare? Allora, se qualcuno volesse trovarmi, mi trova sulla pagina Facebook Tribù da Uniao, progetto Makulele, che è una pagina pubblica, oppure sul profilo Tribù da Uniao, mi trova anche su SoundCloud. Ho messo anche qualche video su YouTube, ma io non sono una social
sfegatata, anzi, quindi in questo mi dà una mano il mio compagno Flavio, che mi aiuta un pochino a rendermi un po' più visibile. Sinceramente è una cosa che non è mia, perché non amo far pubblicità su questa cosa, perché credo che chi deve arrivare arriva senza bisogno di leggere un articolo o di vedere un annuncio o un evento, però mi trova, perché in quel momento doveva trovarmi, le cose arrivano. Una cosa che mi piace sempre dire è che lo sciamanesimo è per tutti, non tutti sono per lo sciamanesimo, ma non perché non hanno la capacità, perché non sono in un momento di vita dove la nostra porosità cellulare, spirituale, permette di assorbire determinate informazioni. Quindi chiaramente il qui ed ora ha valenza diversa in base proprio al nostro stato evolutivo e sempre a come sta il nostro cuore. Ecco, per chi volesse cimentarsi in questa domanda, come sta il proprio cuore, sarà una bella sfida trovare una risposta. Io rimango ancora in stato di silenzio, poi non lo sappiamo ancora. Ascolta Silvia, intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito e per aver dedicato a me e a noi il tuo tempo prezioso. Ci sentiamo per la prossima puntata super con la ayahuasca. E buona giornata e grazie mille. Grazie a te Giulio per l'opportunità. Ciao Silvia. Ciao Giulio.